Il monastero è ancora una fortezza tra i monti dell'Atlas. Le sue mura sfidano il sole e il vento. Gli alberi accarezzano con l'ombra i chiostri. Tiberin custodisce ciò che rimane dei corpi di Christian de Chergé e compagni. Le loro tombe sono vicine, ancora comunità nel cuore dell'Algeria, segno di fedeltà e amicizia. Arrivare nel villaggio a pochi chilometri da Medea significa entrare nel mondo buono e profetico dei 7 monaci trappisti, martirizzati durante il decennio nero del paese nordafricano. La campana, che unica aveva il privilegio di risuonare in terra algerina, dopo l'indipendenza, oggi non scandisce più le giornate. Il tempo sembra essersi fermato a Tiberin. Gli attrezzi, la sorgente, i chiostri silenziosi, il dispensario dove Fray Luc curava centinaia di persone al giorno, le celle vuote, la sala del capitolo dove presero la decisione di restare, di non abbandonare i fratelli musulmani, nonostante la violenza iniziasse ad assediare il loro mondo. Gli abitanti di Tiberin lavorano ancora i campi coltivati da padre Christophe. Nelle chiacchiere davanti al caffè tornano i ricordi dei giorni semplici vissuti in pienezza, incarnando il Vangelo della Visitazione. Posso riassumere tutto in una frase. Noi siamo degli oranti in mezzo ad altri oranti. Per i monaci era qualcosa di molto importante, che però hanno compreso e scoperto poco per volta. Lo hanno scoperto attraverso il grido del Muazzim, che risuonava ogni mattina e ogni notte nei pressi del loro monastero. Hanno capito che i musulmani comuni, scandendo il ritmo della loro giornata, si rivolgevano a Dio, come loro stessi facevano durante la loro giornata. In altre parole, ognuno si rivolgeva a Dio, seppur a modo suo, pregando insieme l'unico Dio. Oggi, ad accogliere gli oltre 200 musulmani che ogni settimana visitano il monastero, la comunità Chamin Nouf, esperienza carismatica francese che 2 anni fa è tornata a far respirare Tiberin, raccogliendo la vocazione al dialogo e alla contemplazione dei monaci cistercensi. Per la piccola comunità cattolica di Algeria, la testimonianza dei monaci è una sorgente inesauribile di fede vissuta. Per me Tiberin è una fonte di bene, è un luogo nel quale posso riflettere su questo grande messaggio, è un luogo dove misurarmi con questa idea, è la possibilità di rinnovare ogni giorno la motivazione per cui sono qui. È un modo per riflettere su come il Signore mi abbia preso per mano e mi abbia portato fin qui, in Algeria. In sostanza, è un modo per capire qual è la vocazione che devo vivere. Nel chiostro, l'albero di Luc, il monaco dottore amatissimo dagli abitanti di Tiberin, continua a donare i frutti.